29 aprile 2023. Doloroso messaggio della Madonna di Anguera a Pedro Regis. Siete tutti bersaglio del demonio che vi porta a un futuro angosciante. Dovete? Ecco l'ultimissimo messaggio che la Madonna di Anguera ha lasciato al veggente brasiliano Pedro Regis. Dopo un precedente messaggio in cui si parlava di una nave che stava affondando, intesa come la nave su cui sono molti fedeli alla parola di Dio, in questo ultimo messaggio si fa riferimento comunque, come sempre, al demonio, a Satana, che con i suoi inganni sta cercando di rubare più anime possibili e ci sta riuscendo, poiché la stessa Madonna è addolorata e soffre, dice lei, per quello che ci attende. Per un futuro molto doloroso. Chi prega porterà il peso della croce, ma sarà salvo alla fine. Leggiamo il messaggio. Cari figli, la strada della santità è piena di ostacoli, ma il mio Gesù cammina con voi. Non ritiratevi. Ho bisogno del vostro sì. Ascoltatemi. Non allontanatevi dal Signore. Quando vi allontanate, diventate un bersaglio per il demonio. Appartenete al Signore, solo Lui dovete seguire e servire. State camminando verso un futuro doloroso. Solo chi prega porterà il peso della croce. Sarà un tempo difficile per gli uomini e le donne di fede. Io sono la vostra madre, addolorata, e soffro per ciò che vi attende. Piegate le vostre ginocchia in preghiera. Vi amo. E sarò sempre con voi. Quando tutto sembra perduto, la vittoria di Dio arriverà per i giusti. Coraggio, pregherò il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete in pace.